Tanta voglia di confermarsi per Universal Roseto e Villa Mattoni, che si sfidano nella settima giornata di campionato. I padroni di casa sono reduci dal primo successo stagionale contro l'Atria, mentre l'11 di Capitanio ha ottenuto tre vittorie consecutive, l'ultima proprio contro l'altra compagine della Città delle Rose, appunto la Rosetana. Parte subito forte l'Universal, con Sissè che tenta la conclusione senza però ottenere il risultato auspicato. Prima opportunità ospite al nono con una punizione di Capretta che finisce sopra la traversa. Al dodicesimo, occasione colossale per la formazione locale, quando Novello non approfitta di una frittata dell'estremo difensore Blaugrana, rimanendo sorpreso dall'indecisione dell'avversario. La gara è piacevole e dal sedicesimo arriva una fiammata improvvisa del Villa Mattoni, con Gentile che recupera palla e fa partire un destro, sul quale Ianni si fa trovare pronto nella deviazione in corner. Ancora Vibratiani vicino al gol al 21esimo, piazzato di Capretta da sinistra che Ianni smanaccia al limite dell'area, dove c'è Giorgi che al volo non inquadra lo specchio della porta. Al 31esimo Sissé scambia con Pereiro, la sfera torna in qualche modo dalle parti dell'attaccante biancazzurro che impegna Zoldi che para in due tempi. La gara si sblocca al 40esimo con una gran staffilata di Santilli che trafigge Zoldi, regalando così il vantaggio all'Universal Roseto. Il numero 8 di casa è scatenato ed in chiusura di tempo ci riprova, ma questa volta il portiere ospite salva il risultato, ma deve ringraziare Novello che da due passi non riesce a ribadire in rete e a siglare la rete del raddoppio. Nella ripresa gli ospiti vanno subito a caccia del pari, ma i ragazzi di Capitanio non creano grattacapi all'Universal fino al 14esimo, quando Bizzarri dalla destra penetra in area, saltando Pereiro che ingenuamente ora da dietro il numero 11 avversario. Per l'arbitro ci sono gli estremi per il calcio di rigore. Dal dischetto va lo specialista Gentile che batte Ianni, che intuisce l'angolo senza riuscire ad intervenire. I padroni di casa non ci stanno ed un paio di minuti dopo c'è una battuta insidiosa di Bianchini che con una pregevole traiettoria sfiora lo specchio della porta. Altra clamorosa opportunità per l'Universal al 19esimo, quando sugli sviluppi di un calcio d'angolo Samuele Di Remigio spara le stelle a pochi metri dalla porta ed un minuto dopo arriva la beffa, quando Rodia stoppa la palla a centro aria che Ianni non riesce ad intercettare. L'azione prosegue ed è ancora Gentile a depositare la palla nel sacco per il sigillo dell'1-2. Subito dopo l'Universal Roseto chiede un calcio di rigore per un presunto fallo di mano a centro aria. Alla mezz'ora ci riprova Santilli dalla distanza, ma Zoldi respinge nuovamente. Al 35esimo arriva il triste ospite, con Ianni che salva su tocco involontario di un compagno, ma Rodia si avventa sulla sfera, regalando a Gentile la comoda palla della tripletta. Ma non è finita. Al 38esimo contropiede ospite. Rodia penetra in area e c'è un contatto energico con Afan Bom. Per l'arbitro è ancora rigore. Questa volta va lo stesso Rodia dal dischetto, che vince la sfida personale con Gianni e chiude virtualmente la gara. Per un'ora siamo stati praticamente perfetti, poi purtroppo l'episodio del calcio di rigore è clamoroso, adesso voglio rivederlo, però ragazzi se questi sono calci di rigore, da ogni contatto bisogna fischiare, è veramente clamoroso, chiaramente poi si è indirizzato la partita dall'altra parte, mi dispiace perché nonostante avevamo tante assenze, oggi hanno esordito due ragazzi del 2007, eravamo molto rimaneggiati, ma chi ha giocato ha dato l'anima, abbiamo fatto, ripeto, una partita praticamente perfetta fino al calcio di rigore. Poi chiaramente c'è stato l'errore sul secondo gol, che ci siamo sciolti un po', ma perché ci siamo innervositi anche dall'atteggiamento dell'arbitro. Mi ero ripromesso che non avrei parlato più degli arbitri, però ragazzi, è veramente clamoroso quello che è successo oggi. Siamo con il dirigente Addezzi, siete stati bravi a resistere nei momenti di difficoltà e a colpire non appena avete avuto l'opportunità. Sì, è stato un primo tempo equilibrato, poi il secondo tempo, diciamo, abbiamo un po' cambiato il nostro modo di giocare. Abbiamo cercato di avanzare il nostro baricentro e sinceramente abbiamo ribaltato la situazione, addirittura abbiamo fatto quattro gol.
dopo se quattro gol forse abbiamo segnato eccessivo, però credo che la vittoria alla fine è stata meritata per il nostro grande secondo tempo. Veniamo da quattro vittorie di fila, in promozione non c'era mai successo. Abbiamo fatto 9 vittorie di fila in prima, ma in promozione dei 6 anni che stiamo in promozione non era mai successo 4 vittorie di fila. Abbiamo 13 punti, non credevamo in questo, dopo 7 partite di fare 13 punti assolutamente, di stare avanti addirittura alla Sant'Egidiese.